tornare ad investire nella cultura, tornare a investire nell'intelligenza delle persone, nella capacità critica. E questo è il senso della scuola. La scuola dell'autonomia è una scuola diversa. La scuola a cui noi crediamo è una scuola differente, è una scuola che scommette nella capacità degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, della comunità educante che in ogni scuola si crea, e quindi coinvolgendo i ragazzi, anche quando sono piccoli, perché ci sono progetti interessantissimi che riescono con capacità pedagogica a coinvolgere nella programmazione della scuola anche i ragazzi, a coinvolgere gli studenti quando ormai sono persone adulte che stanno diventando cittadini, e a fare una scuola diversa in maniera tendenziale per ogni ragazzo, per ogni studente. Io credo che questa sia la scuola che abbiamo in mente noi, una scuola che non omologa i cittadini, una scuola che dà pensiero critico e una scuola che fa differenza. È molto più difficile fare una scuola così, e fare una scuola di questo tipo vuol dire scommettere sulla responsabilità e sulla qualità delle persone. Noi sappiamo che cosa vuol dire le difficoltà che la scuola italiana ha attraversato in questi anni in Italia. Allora, se parliamo ad esempio di questo progetto di legge, noi dobbiamo parlare delle risorse che sono state messe per l'edilizia scolastica, perché fare scuola in luoghi non adatti, in luoghi che vivono una condizione drammatica dal punto di vista anche della sicurezza dei nostri ragazzi, diventa un diventa velleitario, diventa qualcosa di insensato. Se noi pensiamo all'alternanza scuola-lavoro, che diventa legge con questa proposta e che invece nella tradizione del nostro territorio è una tradizione avanzata, però proviamo a darle sistema e quindi a darle le gambe per camminare. Se noi pensiamo agli interventi sulla informatizzazione, sulla scuola digitale, così come è stato detto, stiamo parlando dell'inizio di un cammino che permette alle nuove tecnologie di entrare nella scuola. Io credo, francamente, sinceramente, che questo tipo di percorso è un percorso che nasce da una vocazione forte, non nasce dal tentativo di fare un intervento di basso profilo, ma nasce dal tentativo di individuare un nucleo politicamente centrale su cui intervenire per una rinascita del Paese.